Quanto cavolo siamo in alto adesso? Lì ci sono i cubi. Ma perché a me? Dai, capita, dai. Dai, Roma, dai. Lo sono anch'io, sinceramente. Minchia, che volo che ho fatto. Proprio sul nemico. Lo sono. Vabbè, tu fai 200, Frankie, proprio potevi rimanere sulla Sunny. Addio, per favore. Vai, aiuta Frankie ad andare alla Sunny e rimaneteci, per favore. Pezzi di vomito. Space Gamers, benvenuti ad un nuovo episodio del walkthrough di One Piece Odyssey. Ci eravamo lasciati qui, ragazzi. Siamo appena entrati nel dungeon dove troveremo, insomma, il terzo colosso. Vediamo che dobbiamo combinare. Il scorso episodio è stato un episodio molto secondario. Abbiamo fatto delle secondarie dove abbiamo capito a chi dare i cubi, a chi dare le tavolette. Abbiamo trovato un po' di NPC e adesso siamo pronti per andare avanti con la trama. Ovviamente, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace al video. E se siete appassionati del mondo videoludico e mi stanno attaccando, trovate tutti i link in descrizione per seguire Player Space. Lì vedo un cubo, radar attivati, andiamo. Davvero Zoro taglia le cascate. Va bene Zoro, quello che vuoi. Beh, non è riuscito comunque. Zoro の残虐は飲み込まれちまった。何か特殊な水のようね。巨像に関係あるのかしら。何これ。冗談でしょ。アディオ、お前の能力で何とかなんねえか。 Scarso, scarso. Ok, non sappiamo come andare avanti. Però qui c'è il cubo di Nami. Ho detto di Nami. Per due? È impazzito. È uscito di testa. Ho avuto per due volte ragione. Oh, c'è qualcosa qui, Robin. Aspetta, che ho trovato. Frequenza critici. Informazioni sui colossi. Va bene, non dimentichiamoci che lì, esattamente lì, c'è un cubo. Forse dobbiamo sbloccare qualche strada. C'è una cassa missione. Vediamo. È un mimic. Chiave cristallo. Una bella chiave. Dovremmo scoprire quale serratura apre. Credo che sia questa la serratura, ma non vorrei dire. La butto lì, eh. Vorrei dire Frankie, perché effettivamente non abbiamo niente di Frankie. Però... Zoro. Ma porca, per tre, la maledizione. Ok, iniziano a riempirci di cubi, ragazzi. Proprio a profusione. Forse di qua raggiungiamo il cubo che volevo prendere. Ah, qua c'è la porta, sto scherzando. Serratura di cristallo aperta. Ok, entriamo semplicemente qui, però ci sono i pulsanti. Abbassiamo il livello dell'acqua. Operazione dispositivo rivelata. Avvio trasformazione di stato. Trasformazione da nome stato liquido a nome stato solido. Non c'è più l'acqua perché è stata ghiacciata adesso. Abbiamo anche noi gli occhi, Sanji. E se ci fosse un doppio colosso, ghiaccio acqua? Sarebbe fichissimo. Non perdiamoci niente, raga, non perdiamoci niente. Ah, non ho fatto upgrade, ragazzi, perché scorso episodio non abbiamo trovato niente, quindi... Cioè, l'upgrade è il non upgrade. Ho trovato una tavoletta così. Ghiaccio, ok. Allora, io vorrei prendere i miei cubi, sì. Posso andare di qua? Ecco come prendiamo i cubi di Zoro. Robin, va bene. Secondo me a fine dungeon sbloccheremo la Madonna di attacchi. Perché se ci stanno riempendo di cubi così, potenzieremo un sacco di abilità e avremo anche parecchie abilità. Questo è un piccolo sogno, però
Ci spero. Ecco, la cosa che mi dà un po' fastidio è che per fare queste sezioni dobbiamo per forza usare Rufy. E diciamo che ti obbliga quasi a prenderlo. Quanto cavolo siamo in alto adesso? Lì ci sono i cubi. Ma perché a me? E lì ci sono i cubi di Sanji. Yes. Accessorio, 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 accessorio. No. Un'altra porta. Forse la mia teoria del doppio colosso potrebbe essere davvero vera. ここの遺構は状態変換を研究していたみたい。水を液体から固体に瞬時に変える技術。瞬時に？このとんでもねえ量の水を一瞬で凍らせたっていうのかよ。これがはるか昔の技術だって言うんだから、ワフルドには驚かされるばかりね。どんどん進むぞ。お、あそこの扉、中に入れそうだ。 Cioè, già là dentro? Oppure là dentro c'è un altro dungeon? Perché siamo già arrivati? Possibile? Io intanto mi do comunque una sbirciatina. Tipo, là c'è una cassa. E che fai? Lasci là, scusami. Ti prego, un accessorio. E dai, mi hai dato un sacco di cose col critico. Adesso non mi dai più niente. Ok. Andiamo a vedere se siamo davvero arrivati al boss. Mi sembra un po' strano, però. Ho trovato un altro cubo. Sarà il cubo di Zoro. A questo punto abbiamo trovato tutti, tranne Zoro e Chopper. Zoro. Ok, sono contento che non sia finita qua con il dungeon. E attivare questo pulsante è possibile? Sì. Operazione dispositivo rivelata, trasformazione di stato da solido a liquido. Ok. Ok. Dovremmo fare Chopper. Ah, due volte Zoro, non me l'aspettavo. Dicevo, dobbiamo fare svariati test. Dobbiamo aprire ogni porta e vedere se c'è l'acqua, non c'è l'acqua. Dobbiamo fare un casino. Esatto. C'è uno Yoisa. E lì c'è... Ok, qua c'è l'acqua. Non abbiamo soldi, Robin. Siamo Robin Nami, veramente. Maledetta a te, maledetta. Allora, abbiamo frequenza di critici. Che direi che la inizieremo a spammare nei prossimi accessori. Quindi prendiamone tanti. Già 600.000 arriviamo, porca di quella miseria. Anche la frequenza carica dei PT non è affatto male, ragazzi. Non è affatto male. Allora, prendiamone 3 e 3. Così arriviamo... Ah, possiamo prendere 4 e 3. Perfetto. Grazie. Allora, cambiamo lo stato della stanza. Mettiamo il ghiaccio. Dovremmo poterlo fare da qui. No, abbassiamo completamente l'acqua, invece. Abbiamo tolto l'acqua, però credo che abbiamo comunque aperto l'accesso. E invece no. Cioè, abbiamo aperto un altro accesso ancora, perché... Per raggiungere quel tizio kung fu con la cassa dobbiamo congelare l'acqua. Mentre qui abbiamo aperto un'altra zona ancora. Ma c'è lo sto dungeon, mi piace. Facciamo le cose di grado, ragazzi. Adesso abbiamo rimesso l'acqua. La congeliamo, ritorniamo qui, arriviamo là a prendere la cassa. Così questa stanza l'abbiamo finita. E poi possiamo passare alla prossima. Diamoci un ordine così, esploriamo tutto, non ci perdiamo niente. E siamo a posto. Perfetto, eccoci qua. Vediamo un po' questa cassa. Se ci può dare un accessorio, possibilmente. Corona attacco 301. Molto, molto utile. Torniamo allo stato liquido. Perché se possiamo abbassare l'acqua nelle altre stanze, ci conviene tenere sempre lo stato liquido. Passiamo a questa. È chiusa. Un'altra chiave. Ok. Questa si può aprire, vediamo. Mi sa che è chiusa anche questa. Perfetto, e allora dobbiamo per forza entrare in questa qui. Allora, lì abbiamo un'altra stanza ancora. Mi sa che dobbiamo ghiacciarla. Sì, perfetto. Lei non ci caghi il ca, per favore.
Prendiamo questo, 32.000 soldi, che sono un po' pochi, però meglio di niente. Qua non possiamo aprire, immagino, no. Qui sono già tre le chiavi che dobbiamo trovare. E qua possiamo andare con Rufy. Quello non è l'ascensore delle rovine delle polveri? Beh, in effetti è molto simile. Cioè, è identico. Esatto. Un ascensore, ma non si muove. Ci sarà un trucco, diamo un'occhiata. Credo che dobbiamo passare di stato, perché forse il ghiaccio blocca l'ascensore. Dobbiamo passare all'acqua, ma là ci sono i cubi di Chopper. Che non possiamo prendere, aspetta, aspetta. Chopper, Chopper. No, Sanji. Chopper, niente, non si può potenziare Chopper. Per me ho perso le speranze io. E invece non devo perdere le speranze. La speranza è sempre l'ultima a morire. Ok, abbiamo svariati upgrade da fare l'episodio prossimo. L'episodio prossimo diventiamo delle macchine da guerra, eh. Possiamo tornare indietro. Lì c'è un'altra chiave ancora da usare. Quindi per forza di cose l'ascensore dobbiamo prendere. Perché ci servono, mi sa, quattro chiavi. L'ascensore si muove. Da dove arriva quell'acqua? Beh, insomma, Sanji, dai, forza. Scommetto che quel dispositivo è in grado di controllare tutta l'acqua che scorre nelle rovine. Quindi se l'acqua congela il dispositivo si ferma, se torna allo stato liquido il dispositivo riprende a muoversi. Meno male che Franky almeno ha due rotelle a posto. Quindi prendiamo l'ascensore, vediamo un po' dove ci porta. Ci porta qui. Lì c'è un'altra cassa, ah, la cassa chiave. Però dobbiamo combattere contro di questo. Allora, che attributo sei? Velocità. Quindi serve il Sanji nazionale. Sei anche debole al fuoco, sembra, quindi beccati questo. Dai, Sanjo! Ci sono i danni, ci sono. Uragano di ghiaccio. Potevi fare di meglio. Cretino. Dai, capita, dai. Dai, Roma, dai. Forza. Quanti danni farai? Beh, il capitano è il capitano, eh. Però per farmi vedere quanti danni fai. Monster Point. No, questo è un buff. Questa d'aria. Facciamo questo. Chopper deve fare altro. Lasciamolo stare. Tu non c'hai mai punti, Franky mio, però, eh. Hai un po' scassato i Kabazizi. Facciamo finta che non ha attaccato. E Adio che frega le kill. Ok, abbiamo sconfitto l'uccellone e ci prendiamo la chiave. Non sappiamo quale delle 1500 porte apre. Però è la chiave rossa. Quindi dovremo trovare una serratura rossa. E quindi questo ascensore serve solo a questo. So contentissimo. Mi sa che questa è la porta rossa, forse. Vediamo un po' se abbiamo azzeccato. Sì. Abbiamo azzeccato. Siamo usciti dall'altra parte, che tecnicamente non è che ci serviva molto. Però forse avendo la chiave rossa possiamo aprire altre serrature rosse. Non ho controllato che serrature avessero le altre porte. Sono due porte rosse qui. Li possiamo aprire entrambe. Iniziamo da questa qua. C'è una tavoletta gigante. Ok, non possiamo interagirci. Chopper, dai. Rufy. No, niente, Chopper non si può potenziare. Serratura blu, chiave blu. Cerchiamola. Quindi qua dobbiamo entrare dopo. E niente, ci rimane questa. Vai, entriamo qua. Ok, là dobbiamo abbassare l'acqua. Lì c'è una porta. Ok, ok. Qua dobbiamo fare un po' di cose. Abbiamo fatto un giro incredibile. Però qua c'è un accessorio. No. Lì c'è un... ci sono altri cubi là. Rufy? Diario del clan errante, finalmente. Lo leggiamo più tardi, ragazzi. Lo leggiamo prima di affrontare il boss, magari. Corona valore PT iniziali 25. Stiamo trovando un casino di roba. Trovare i cubi è ancora più essenziale adesso, dato che te ne danno dai 2 ai 3. Cioè, è fortissima sta roba. Dai, Chopper, sei tu. Lo so che sei tu. Chopper non si deve potenziare. Tanto sono sicuro che adesso che smetterò di dire Chopper uscirà Chopper, ovviamente. Ma dove stiamo finendo, raga?
Robin. Non è Chopper almeno. Ah, abbiamo trovato l'ascensore, quindi. Quindi forse dobbiamo rimettere l'acqua. Ok. Acqua è messa. Quindi adesso dovrebbe essere agibile l'ascensore. Dovremo trovare la chiave blu, di conseguenza. Si sale o si scende? Non l'ho ben capito, sinceramente. Niente chiave stavolta. Grande. Può prendere il controllo di degli esseri viventi? この足場の下に別の足場がある。おい、アディオ。今のは何だ?お前の能力生きたものは掴めねえんじゃなかったか?ははは、掴んでるわけじゃねえ。今のはソルメンテ。俺のコテコテのデキ損ないの技さ。自我の弱いものの心を掌握して Primo piano sulla best waifu. Dubbiosa la best waifu. Lo sono anch'io, sinceramente. Che volo che ho fatto proprio sul nemico. Qua ci sono tutti tecnica, finalmente. Possiamo usare un po' Franky, dai. Dai, Efre. Anju sono nei punti, poveretta, a te. Andiamo di Gatling, vai. Porca miseria. Vai Usopp. Anche Usopp li fai dannetti, eh. Mettiamo la best waifu. Chi se ne frega. Vediamo un po' se riesce a fare qualche dannino. Ecco, resiste. Non iniziamo male. Peccato che Robin ha veramente 4 attacchi in croce. È davvero un peccato. È davvero un peccato. Due volte perché ha fatto caccare. Becchi pure questo, Robin. Dai, darci una svegliata, uno schiaffetto, tipo. Mazzadio. Aiutiamo la best waifu con l'altra waifu. Dovrebbe fare più danni, Nami, a questo tecnica. Sono veramente indietro loro. Sono troppo indietro rispetto agli altri. È incredibile. Frank, ti prego, Franky, almeno un velocità che fa danni ce l'abbiamo, vero? Ah, non fa danni. Adio, per favore. Pensaci tu, ti prego. Meno male che c'è Adio, meno male. Non c'hai punti, Franky mio, mamma mia. Adio che stila sempre le kill comunque, incredibile. È scriptata sta cosa. Ok, possiamo non cadere più sopra i nemici, grazie Rufy. Vediamo dove sbuchiamo. Troveremo sta chiave, prima o poi. Ok, forse dobbiamo ghiacciare di nuovo l'acqua. Posto nuovo? Sapete che non ne ho idea. Sembra di sì, però. Sì, posto nuovo perché c'è la cassa. E come la prendo quella cassa, però? Chopper.
Basta, ma pure uno me ne ha dato, capito? Uno. Molto strano che quella cassa non la posso prendere. Com'è possibile che non posso prendere quella cassa? Vediamo l'ascensore prima, vediamo dove ci porta. Chiave blu. Sì, chiave blu. Ammazza. Che attributo sei? Tecnica, quindi di velocità. Proprio la cosa che non volevo usare, fantastico. Però questo funziona. Più o meno. C'hai pure vantaggio, Nami, se non fai danni mo. Cioè, veramente. Al più di 1000. Leggerissimamente, ma comunque l'hai fatto. Uso proprio pure tu, eh. Uso proprio veramente. Mi state stancando tutti. Non ce la faccio più. Hai un martello più grande di te. Falli più di 1000 danni, ti prego. È proprio al pelo, eh. Proprio al pelo, giusto per non farmi incazzare. Però tu, Franky, eh. Franky. Franky. Meno di 1000 danni, Fre. Ma sei serio? Grazie, addio. Non ridere, Nami. Non ridere che veramente... Caccio dalla squadra, mo. Addio, ti prego, fai 2 danni. Fai tu qualche cosa, perché qua... Faccio prima a non usare di velocità contro i tecnica, perché comunque non vanno. Cioè, giusto per curiosità, non vorrei sminuire i poveri membri della ciurma, però scusatemi, giusto per. 1000 di danni con elemento neutro. Io sono sconvolto. Sconvolto che non riescono a fare manco 1000 danni. Non dico di farmi 3000 come Rufy, ma 1000 danni. Non sono... Vabbè, tu fai 200, Franky, proprio potevi rimanere sulla Sunny. Potevi proprio rimanere sulla Sunny. E guarda che stile le kill, addio. Beh, un pezzo di vomito. Posso avere... Ah, questa è la chiave. Io stavo per dire, posso avere un accessorio? No, la chiave. Ok, possiamo, credo, esplorare tutto il dungeon adesso. Robin, subito. Al tuo servizio, sempre. Sulle sacerdotesse. Mai sentite queste qua? Dove siamo? Stiamo arrivando alla strada del colosso? Ah, ok, siamo arrivati... Dove vedevamo quella stella gigante là. Frequenza di critici. E anche la tavoletta. Ok, però volevo esplorare ancora un po' il dungeon. C'erano altre porte da aprire. Vado a fare un check rapido. Ci manca solo una cassa che non so minimamente come raggiungere. Che sarebbe quella cassa lì. Ma non c'è nessun appiglio di Rufy. Niente di niente. Non ho idea di come fare. Bastava avvicinarsi un po'. Beh, mi devi dare un bel premio, dai, forza. Giusto? Bel premio, accetto, volentieri. Possiamo andare ad affrontare il colosso, ragazzi. Ah, vedi che era importante questa? この石板に刻まれている内容はどうかしたの？気象についての研究が書かれているわ。面白そうね。もう少し聞かせて。 観測と実験、それもかなり高度な。ただその Ok, ma non ci ha detto niente di nuovo per adesso. Va bene. Eccolo. Bellissimo con il velo. Il mantello dietro. Non vedo l'ora di scoprire di cosa è capace questo colosso. Prepariamoci, Franky. Ma prima dobbiamo arrivare laggiù. Quindi dobbiamo ghiacciare l'acqua. Andiamo, gente.
Oh, Zoro, qua puoi fare una bella tagliata, vero? Tagliata di ferro. Perfettissimo. Dai, Chopper, ti prego. Non lo troveremo mai, Chopper, basta, non devo dirlo più. Mazza quante casse. Ce ne fosse una utile. La festa. Se ne azzecchiamo due volte su due, incredibile. Dico Robin. Cosa devo fare? Cosa dovrei fare io adesso? Cioè, adesso è impossibile. Fine del gioco, è finita, basta. Che tristezza. Robin? Chopper. Grazie al cielo. Oh, 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 oh. Un altro diario. Dobbiamo leggere due pagine, raga. Qua ci vuole Chopper. Adesso lo sappiamo. Sono due strade uguali. Non lo so, sapete. Fatemi vedere. Ragazzi, cioè, veramente... Non lo so chi può essere. Robin? Zoro. Niente. Io non azzeccherò mai più. Dobbiamo esplorare, Chopper. Mi raccomando, vedi Chopper, vedi Chopper che ti amo. Nessuno ti vuole bene, solo io ti voglio bene. Cerca Chopper, cerca Chopper, un attimo, telecamera, mi puoi aiutare? Un attimo solo. Telecamera, mi aiuti però. Grazie telecamera, di qua c'è qualcosa? No, ok, va bene, basta. Questa per ghiacciare, perfetto. Quindi abbiamo fatto. Possiamo affrontarlo. Prima di affrontarlo, ragazzi, leggiamoci il diario. Allora, il 5 e il 6 dobbiamo leggere. Allora, cielo coperto. Oggi abbiamo registrato perdite. Laszlo, Sheldon, quell'ubriacone di briga, Maumik, la vedetta. Più uno, anche quel bastardo di Ardell è perso. Che abbiamo fatto? Stavamo solo cercando un posto in cui vivere. I marini non ci lasciano tregua. Oggi li abbiamo già affrontati tre volte. Negli ultimi tempi ci hanno sguinzagliato dietro pirati e presunti giustizieri. Si considerano un gruppo di criminali che vuole distruggere il mondo. Questa nomea ci ha attirato addosso l'odio di chi vive sulla terraferma. Vorrà dire che sconfiggeremo Marine per dimostrare a tutti chi siamo. Buoni o cattivi, faremo vedere che siamo imbattibili. Che diamine so questi? Questo è un messaggio di gioia e sofferenza. Oggi su un vascello scosso dalle onde è nata mia figlia. Il suo arrivo, tuttavia, è coinciso con la morte di mia moglie. Ha sacrificato la sua stessa vita per partorire la nostra piccola. L'ho chiamata Revina, o Revina. Spero diventi una donna forte e generosa, esaudendo l'ultimo desiderio di mia moglie. Trattenendo a stento le lacrime, Adio ha giurato di fronte alla madre che avrebbe protetto sua sorella. Ok, quindi confermata la mia teoria che era il diario di Adio. Quindi è lui che sta scrivendo. Trattenendo a stento le lacrime, Adio ha giurato di fronte alla madre che avrebbe protetto sua sorella. O forse è il padre di Adio che sta scrivendo. Ok, credo che sia il padre di Adio. Perché comunque dice oggi sul vascello scosso dalle onde è nata mia figlia. E Adio ha giurato di fronte alla madre che avrebbe protetto sua sorella. Quindi sì, dovrebbe essere il padre di Adio, che è nata una nuova figlia, però è morta la moglie, nonché madre di Adio. E quindi sono rimasti il padre Adio e la sorella, questa Revina, che non sappiamo chi sia. Da quello che ho letto ho capito questo, vediamo poi con le prossime pagine se aggiungiamo delle altre informazioni. Però abbiamo scoperto che a scrivere il diario dovrebbe essere al 90% il padre di Adio. E adesso siamo pronti anche noi, via. Va bene, si parte. Ah, entrambi gli elementi. Io mi aspettavo due colossi, invece ha entrambi gli elementi. Voglio sottolineare questa frase. La voglio sottolineare. Questa è la frase dell'episodio. L'episodio si chiamerà "È il tuo momento, Robin". バカにしてんのか、クソ剣士。
Vorrei incorniciare quella frase, sinceramente. Però mi servono attacchi di fuoco. Zoro, tu non c'è in cavolo. Aspetta, che attributo sei? Tecnica. Ok, proprio l'elemento che non volevo. Stella fiammeggiante, stella esplosiva. Dai, Usopp, ce la puoi fare. Stella girasole, stella al cielo di fuoco. Vai, usiamo questo, vai. Più di 1000, Usopp. Usopp, veramente. Il mio cuore si è fermato. Aia. Abbiamo un piccolo problema, Nami. Mio Dio, ragazzi. Franky, c'hai la fireball. Aspetta, non c'hai punti, ovviamente, Franky. Robin, era il tuo momento. È stato detto da Sanji. Io non l'avrei mai detto, sinceramente. Però se è il tuo momento, resiste. Non è il tuo momento, Robin. Tornatene in panchina, mettiamo il capitano. Anche se prende troppi danni il capitano, forse, sapete? E non c'ha manco danni da ustione, non c'è il Redouk. Bella battaglia. Bella battaglia perché siamo con i più scarsi della ciurma. Ragazzi, elemento a sfavore. Elemento a sfavore. Fa più danni degli altri. Non ci sto credendo. Non ci posso credere. Lui ovviamente metterà la barriera all'infinito. Mica attacca, Alio. Sei un pezzo di vomito. Hai stilato kill tutto l'episodio. Adesso ti metti a mettere la barriera. Pezzo di vomito infinito. Mi sto innervosendo, ragazzi. Sì, congelami pure. Fai di me quello che vuoi. Fireball. Franky mio, se non mi fai 1000 così. Cioè, tornatene veramente alla Sunny. Ti prego, Franky, ti prego, ti prego, ti supplico. Sei imbarazzante, sei imbarazzante. Addio, Nami. Mettiamo il trio, ragazzi, perché veramente è incredibile sta roba. Ci ho provato in tutti i modi. Abbiamo speso episodi interi a provare a fare qualcosa, sti qua, ma niente, non si può fare niente. Qui muoiono tutti, raga. Qua muoiono davvero tutti. Serve Chopper, ma nemmeno Chopper, raga. Che Chopper viene one-shottato. Qua è dura, è durissima la cosa. Abbiamo attacco di fuoco, almeno. Forse Sanji potrebbe fare qualcosina. Almeno, dai. Grazie, Adio. Al più utile. L'acqua d'aria? Mi sa di sì. Cioè, non prendono nemmeno così tanti danni. Tutti congelati, tutti. Tutti, Chopper, vieni qua subito. Leva i debuff a tutti, ti prego, Chopper. Let's go, Chopper, let's go. No, Chopper, non morire. Il nuovo attacco d'aria, però, figlio mio. Calmino un attimo, calmino. Non mi sarei mai aspettato che Franky morisse. No, 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 no. Grande Adio. Bravo, Adio. Egoista, pezzo di merda. Ragazzi, non è rosea la situazione, per niente. Dobbiamo fare attacchi normali per forza. Io risusciterei anche Sanji, sinceramente. Adio, hai rotto tre quarti, però, Ti muore. Nessuno. Sono rimasto stranito. Chi muore? Dio mio, due volte attacco ad aria. Chopper. Chopper non c'ha punti. Io direi di mettere la Robin. Magari ci fa qualcosa da supporto. Con Sanji morto. E in realtà serve curare. Spero che tocchi a Chopper dopo. Spero. Ok, perfetto. Ora dovrebbe curare. Attacco singolo, Robin. Madonna, Robin. Mamma, mamma. Cioè, veramente. Ma cosa servi? Solo ad essere best wife? Oh, cioè, 21 danni, ragazzi. 21 danni. Manco Chopper fa 21 danni. Meno male che ci sei tu, Chopper. Meno male. Addio, per favore. Vai, aiuta Franky ad andare alla Sunny e rimaneteci, per favore. Il sacco da box, Robin.
pure congelato, capì perché? Tanto sta facendo un sacco di robe. Demone Ashura? Non lo so. Facciamolo comunque. Cioè, sono danni che accetto. Oddio, non attacco, cosa fai? Ad area. È super ad area. Fabio è morto. Godo. Anche Robin, godo. Le stiamo prendendo di santa ragione. Mamma mia, che dolore. Non ce la faremo mai. Impossibile. Allora, qua abbiamo difesa 15% e coraggio. Però abbiamo qualcosa di molto più potente, tipo questo. Mangiamo questo. Perfetto. Siamo oltre metà vita. Con Rupi, va bene. Stiamo per morire tutti. Addio. Ci ha shottato due personaggi. Non ce la facciamo, raga. Perderemo. Ok. Piano B, ragazzi. Ci dobbiamo potenziare. Non rimanderemo al prossimo episodio. Lo faremo adesso. Beh, dopo 15 episodi abbiamo perso, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Incredibile. Dobbiamo trovare una strategia adeguata. Vediamo per la prima volta la schermata di sconfitta. Voglio vedere che succede. Chop è diventato il tank numero uno del mondo ormai. Prego, Colosso, uccidilo. Ti prego. Ti supplico. Posso uccidermi anch'io? Cioè, non puoi fare 73 danni. Ho ripreso in mano la battaglia, ragazzi. Sono diventato il tank numero uno del mondo. Non ho capito come. Sinceramente non ho capito come. Tipo, sono morti tutti e Chopper ha avuto dei buff che sono invincibili. Cioè, ragazzi, non prende danni, non prende danni. Cioè, questo qua faceva 1000 danni. Adesso non fa più niente. Non ho capito niente. Così. Perché sì. Ah, cioè, non fa più danni, guarda. Cioè, adesso fa 1000 danni. Chopper immortale. Chopper immortale. Cioè, Healer immortale. Che cosa dovrei fare? Cioè, è ovvio che vinco. Sta andando avanti così da un bel po' la battaglia, ragazzi. Lui che prova a fare danni. Chopper immortale. Curiamo a manetta Rufy. Rufy, ti puoi levare dal congelamento. Cioè, se sono 4 turni che è congelato Rufy. Se congeli nuovo Rufy, veramente imbarazzante. No, ragazzi. Cioè, è un'agonia. È un'agonia sta battaglia, eh. È proprio un'agonia. Non mi congelare, ti prego, basta. L'hai già fatto 750.000 volte. Chopper non si può congelare, comunque. Beh, avesse congelato Chopper, avrei avuto la possibilità di perdere, ma non sia mai signore. Riusciamo a sconfiggere Rufy? Per favore. Per favore. Per favore, Rufy. Vediamo questa agonia. Grazie. Grazie, signore. La battaglia più brutta della storia. Almeno ci ha dato 42.000 exp. Oh, finalmente 5 astri. Così, va bene. Scusate, 5 astri. Ma non stava arrivando l'ammiraglio. Ma che fine ha fatto Smoker?
どうかしたのか、アディオ。いや、この席が少し気になってな。なんだよ、ロビンだけじゃなく、お前もこんなぐっちゃぐっちゃした文字が好きなのか。ははは、悪くない趣味だろ。ふーん、そういや、お前もぐちゃぐちゃの文字を書き込んでるもんな。文字？ああ、この入れ墨のことか。 全然違う感じのやつだけど、エースも背中に書いてたんだ。俺のは一族に受け継がれてきた文様でもあるからな。魂のようなものさ。打ち勝ちたいもの、守り抜きたいもの、何でもいい。絶対に曲げられないことの証明ってやつだ。エースは白ひげのおっさんのドクロだったな。そうか。 つまりはそういうことかもな。魂のようなものか。<笑>いいな、アディオ、かっこいいぞ。<笑>そう思うか。ああ、きっと。Ma non ci dava i poteri indietro? Ah, dobbiamo trovare Lim, forse. Bene, Lim, rilasci i poteri, forza. Prossima saga? Nee, memoria cube te anna ni ante shinai mono nano? Douyu koto? Tokidoki seigyo dekinai you ni naru no. Anata no kanjou ga hanei sareteru tomo kangaerareru kedo, soko made okashina joutai ni naru to wa omoenai wa. È il respiro divino che parla. Sarà una cosa simile. Controllata in questo momento. でも、アディオにも大切な人たちが。まだ時間はある。よく考えて。寝てしまったわ。どうだ、そっくりだろう。こいつはある一族に伝わる文様だ。かつては空島にあって 映画を誇った立派な一族さ。わかるか？俺とお前は同じ一族の出身ってことだ。本当？ああ、しかも俺たちだけじゃねえ。海の向こうで大勢の一族が待っている。この島は俺たちの故郷なんだよ。なぜその人たちはここに来ないの？妨害にあってるからさ。このワフルドを守る力が働いているために 到達することができないんだよ。力？ははは、隠すなよ。神の息吹と名付けられた遺跡さ。安心しろ。別に壊そうってんじゃない。しばらく俺が操れるようにするだけだ。一族をこの島に帰還させるため、神の息吹の嵐による妨害を止めなければならないからな。神の息吹を起こすには、島の危機と判断させるため、 4つの巨像を倒す必要がある。だが、巨像を自ら破壊しちまうと敵対者と認識され、支配者の資格を失う。ええ、そうね。もうすぐこのワフルドに一筋縄じゃいかねえ海賊がやってくる。そいつらをうまく利用して4つの巨像を倒したい。リム、協力してくれるな？ Pezzi di vomito. Andiamo. Madonna, Luffy, basta. Madonna, Luffy, basta. ルフィはどんな時でも食いしん坊なのね。
次はどこに向かうの？このキューブは。ちぃ、かべんの。ここはどういう場所なの？俺がエースを助けに行った場所だ。だったら、そのエースを助けることがルフィのすべきことね。ああ、そうだよな。な、ルフィ、お前。俺なら大丈夫だ、ウソップ。よし、みんな、行こう。Bene Space Gamers, io direi di chiudere qui l'episodio. Ho parlato un attimo con Lim e ci dice che il livello consigliato per fare Marineford è il livello 34 e che affronteremo le battaglie una di seguito all'altra, quindi forse non ci sarà un'esplorazione, non ci saranno missioni, non potremo esplorare Marineford, quindi forse saranno solo una serie di battaglie una di seguito all'altra, quindi per i nuovi attacchi, per i potenziamenti che adesso andrò a fare è tutto. Rimandiamo all'inizio del prossimo episodio. Io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video.